Ciao a tutti, sono Nicola Di Giorgio, fotografo e studente dell'ISEA di Urbino. Non è così scontato analizzare la propria vita per poter raccontare di sé e devo dire che la memoria comincia a essere sempre più rarefatta e distante. Adesso penso di poterlo annunciare, credo di non essere mai stato un bambino come tutti gli altri. Non amavo giocare a calcio e non amavo tantomeno andare allo stadio. Però devo dire che ero veramente un bambino molto, molto curioso. Amavo osservare i luoghi, le case, toccare gli oggetti, comunque elementi sempre molto distanti da me e dalla mia età. La domenica amavo tantissimo frequentare i mercati dell'antiquariato perché in qualche modo potevo vivere una nostalgia che essenzialmente non era quella del mio tempo. Ho sempre amato ascoltare i grandi con i loro racconti di ricordi vissuti e mai dimenticati. La musica era ed è il mio compagno di viaggio. Devo dire che era molto facile trovarmi davanti uno stereo con le cuffie immerso in questo mondo che è la musica. Da quei momenti è passato qualche anno e devo dire che la fotografia è sempre al centro della mia vita ed è il mio pane quotidiano. E devo dire che è grazie alla musica che ho intrapreso questo rapporto con la fotografia, perché le prime collaborazioni nascono con gli artisti direttamente o con le agenzie fotografiche che si occupano di musica e spettacolo. E devo dire che grazie al rapporto con gli artisti e con queste agenzie il teatro mi ha dato veramente tanto, mi ha dato la possibilità di esprimere le mie emozioni, le mie sensazioni e i miei turbamenti. Quando mi si chiede cos'è la fotografia, non posso che pensare alla frase "le immagini salvano le cose dal tempo". Ho sempre inseguito con una certa ossessione il tempo, che devo dire che è stato sempre in difetto nei miei confronti. Da allora decisi di utilizzare la fotografia come strumento, da subito è divenuto linguaggio. Per me la fotografia è l'interruzione del silenzio, quel silenzio che mi accompagna da tutta la vita e che è presente all'interno delle mie fotografie. Ho deciso di presentare un progetto a cui tengo particolarmente, un lavoro che nasce per concludere un percorso, quello fatto in Accademia di Belle Arti di Palermo, con il professore relatore Carmelo Buongiorno. Sto parlando di indefinito spazio, identità di un luogo. È un progetto fotografico in divenire che ha come oggetto le 25 zone di cui è composto il complesso tessuto urbanistico di edilizia popolare di Palermo. In questi quartieri il paesaggio esterno coesiste con quello interno, ma in uno stato di sconforto e abbandono, in un continuo e persistente disagio che dipinge e soffoca ogni muro del quartiere. Il paesaggio esterno però pare cessare di esistere all'interno degli appartamenti, che diventano espressioni teatrali di quanti li abitano. Nelle abitazioni la simmetria, l'ordine e la plasticità prendono il sopravvento, convivendo su uno sfondo bianco. Con essi convive un terzo paesaggio, quello intimo. Il paesaggio interiore fa sì che nasca un contrasto tra l'interno e l'esterno, tra il desiderio di cambiare e l'apparente impossibilità di farlo per una sorta di impostazione della società esterna. Uno stato immutabile che pare voglia evidenziare la mancanza di speranza, imposta alla nascita e che convince ogni abitante di queste zone che il miglioramento collettivo sia un fallimento. Ringrazio immensamente Mediterraneo Fotografia per la splendida occasione concessa e desidero ringraziare tutti voi che avete avuto la pazienza e l'interesse di ascoltarmi. Grazie per avermi dedicato il vostro tempo e l'invito che vi faccio è quello di spenderlo sempre in qualsiasi occasione. Siete sempre al servizio delle vostre fascinazioni e delle vostre passioni. Non spegnete mai la luce che brilla dentro di voi. Un grosso abbraccio, Nicola Di Giorgio.